Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. File per visitare i musei cittadini, tanti turisti che hanno scelto Napoli per trascorrere le loro festività natalizie, ma sono ancora troppe le criticità della nostra città, a cominciare dalla mancanza di pulizia. Cumuli di spazzatura sparsi a macchia di leopardo, monumenti imbrattati, accampamenti di senza tetto un po' ovunque, operai delle società partecipate del Comune di Napoli che aprono cantieri a pochi metri da tubi innocenti e in orario di punta nella superaffollata via Toledo per aggiustare marciapiedi rotti oramai da tempo immemore, mettendo così a rischio l'incolumità dei passanti. Cassonetti pieni alle 10 del mattino nelle piazze più belle del centro storico, motorini parcheggiati in zone pedonali in questi giorni battute soprattutto da orde di turisti, fontanelle pubbliche inspiegabilmente senza acqua. A memoria di napoletano, ogni amministrazione di qualsiasi colore politico che si è avvicendata alla guida di Palazzo San Giacomo si è sempre ascritta il merito del boom di visitatori nel periodo delle festività natalizie. L'unica medaglia che nessun sindaco, nonostante promesse, impegni o annunci da propaganda, riesce ad appuntarsi sul petto è quella dell'essere riuscita a risolvere le endemiche problematiche di una città che, nelle dichiarazioni a favore di telecamere, ha i galloni delle grandi capitali europee. Con Londra e Parigi però Napoli ha forse in comune le file chilometriche alle porte dei suoi monumenti, come quella registrata questa mattina a Cappella San Severo. Unica pecca è il forte odore di urina con cui hanno dovuto convivere le persone in attesa per poter ammirare il Cristo velato, ma quello le immagini delle telecamere non lo possono trasferire. Siamo in collegamento con Vincenzo Schiavo, vicepresidente nazionale di Confesercenti e presidente di Campania e Molise. Grazie per essere collegato con noi. Presidente, tanti auguri di buon anno. Grazie, ricambio con affetto a lei, alla sua redazione e ai tanti suoi ascoltatori. Allora, il regalo che non ti aspetti per Capodanno, l'aumento dei carburanti, sicuramente una tegola sulle famiglie e le imprese già messe in ginocchio dalla pandemia prima e dalla crisi economica dopo. Difatti non ci aspettavamo che ci fosse questo passo indietro del governo che facesse aumentare il diesel e la benzina in questo modo, quindi ritirando quello che erano quel contributo sulle accise che avevano dato il governo Draghi. Adesso ci ritroviamo ad avere un'altra volta benzina e diesel che superano i 2 euro al litro, e questo che oggi stiamo vedendo ricadrà ancora una volta sulle tasche dei consumatori e degli imprenditori, perché da qui a qualche mese noi ci ritroveremo ad avere prodotti più cari, perché il 93% dei prodotti che noi compriamo nei nostri supermercati o nei negozi di abbigliamento o di qualsiasi altro negozio viene spostato su gomme, e quindi tutto questo ovviamente sarà a carico di tutti quanti noi consumatori, che alla fine saremo costretti a pagare tutto di più grazie al caro petrolio. Certo, c'è anche il tema del caro bollette che non mi pare sia stato risolto e i provvedimenti messi in campo dal governo non soddisfano né le famiglie né le imprese. Assolutamente vero anche questo, difatti stiamo continuando a discutere con il governo nazionale perché stiamo chiedendo delle azioni mirate su quello che è il caro energia. Non possiamo immaginare che continuino a pagare delle bollette così care. È improponibile. Noi abbiamo rilevato con il nostro centro studi una quantità di imprese enorme, sono circa 47.000 le imprese in Campania che hanno dichiarato di avere grandi sofferenze bancarie perché non riescono a pagare il caro energia o non riescono a pagare le tasse. Quindi abbiamo quasi 50.000 imprese nella nostra regione Campania che hanno difficoltà. Ovviamente stiamo chiedendo al governo nazionale di intervenire perché è necessario dare un supporto agli imprenditori sul caro energia e dare supporto agli imprenditori ovviamente su quello che sono la pressione che oggi hanno dei mutui che hanno contratto nel periodo Covid che stanno cercando di pagare. Ricordo ancora una volta che c'è un'altra partita importante, quella sugli interessi bancari. Banca Europea ha alzato gli interessi bancari, quindi da qui a qualche mese gli imprenditori, i consumatori si ritroveranno tutti a pagare i loro soldini che hanno avuto in prestito dalle banche con un aumento che sarà non, come dire, irrilevante.
E quindi anche quello sarà un altro problema che Confesercenti sta cercando di mettere sul tavolo del governo perché si possa discutere oggi e non quando pioverà, e quindi avremo bisogno di trovare gli ombrelli per proteggere gli imprenditori. E c'è un altro tema che anche i risparmiatori vedono diminuire il loro capitale, devono dar fondo ai loro capitali per far fronte agli aumenti e quindi ci sarà un'ulteriore contrazione dei consumi. In questo contesto come si inseriscono i saldi che prendono il via in campagna il 5 gennaio? Guardi, i saldi quest'anno partono il 5 gennaio, come ben tutti sappiamo, dureranno 60 giorni fino al 5 marzo. 7 persone su 10 hanno desiderio di poter acquistare abbigliamento, prodotti invernali perché è desiderio delle persone. Quindi c'è ottimismo da parte dei consumatori a voler comprare. C'è speranza da parte degli imprenditori a dover vendere quanto più è possibile la merce che hanno all'interno. C'è una forbice da 136 euro qui in Campania a 145 euro di persone che vogliono spendere questo tipo di importo per i loro acquisti in saldi. C'è c'è ottimismo su tutto quello che è l'abbigliamento, quindi maglierie, felpe, scarpe. Intimo, camice, c'è molta richiesta di questo, che potrebbe essere una boccata d'ossigeno per un settore molto in difficoltà, quello dell'abbigliamento. Allora, noi di Confesercenti abbiamo fatto un controllo di quelle che sono le volontà dei consumatori e quelle che sono gli obiettivi degli imprenditori. Chiediamo a tutti di spendere sotto casa, ai negozi di vicinato per dare forza agli imprenditori sotto casa, perché questa è una grande opportunità non soltanto per l'imprenditore ma per l'economia del nostro territorio. Quando gli imprenditori incassano pagano le tasse ai propri comuni, i propri comuni hanno l'obbligo di ridare indietro agli imprenditori, ma ovviamente a tutti i cittadini residenti, quindi anche i consumatori, delle opportunità che sono infrastrutture, trasporto, sicurezza, pulizia. Cose che nella nostra città, come dire, mancano, ed è necessario che il comune si impegni poi a poter ridare ai consumatori, ai cittadini, perché pagando le tasse tutti questi servizi potrebbero essere ritornati a tutti quanti noi. C'è un dato assolutamente positivo, è quello del turismo. In Campania si calcola che nel mese di dicembre sono transitati più di 2 milioni di turisti e altri se ne aggiungeranno per il weekend dell'Epifania. Questo significa, insomma, anche un incremento chiaramente dei guadagni per le imprese del settore? Sì, è vero, quello che lei dice, il mese di dicembre abbiamo avuto oltre 2 milioni di turisti nella nostra regione Campania, il 66-67% viene trascinato dalla città di Napoli, quindi ha numeri importanti, rilevanti, il 96% degli alberghi e il 94% degli extra alberghieri hanno avuto il riempimento per tutto il mese di dicembre. Adesso ci aspettiamo le ultime, come dire, opportunità di questa epifania, che dovremmo avere anche lì il pienone della nostra città. Quindi il mondo del turismo sta trascinando bene, una città che ovviamente ha grandi opportunità paesaggistiche, culturali, gastronomiche, ma soprattutto una qualità imprenditoriale elevata, perché gli imprenditori campani, napoletani sono di altissimo spessore, sanno fare impresa, è una città economica in confronto a tutte le altre città europee, perché un albergo 4 stelle a Napoli mediamente ha il costo di un albergo 2 stelle, 3 stelle in qualsiasi altra città europea e anche italiana. E allora i turisti se ne fanno, come dire, sono furbi e vengono nella nostra città. Si sta bene, siamo ospitali, siamo una città che sa sorridere, sa abbracciare i turisti, sa, come dire, coccolarli. Abbiamo ovviamente delle carenze che ci auguriamo di risolvere. Stiamo parlando con il comune per quanto concerne le infrastrutture del territorio, tipo i servizi igienici, i trasporti, la pulizia della nostra città, che, come dire, detto tra di noi, insomma, la nostra città con tutti questi turisti purtroppo non è pulita. In molti punti è veramente tanto sporca, ma abbiamo bisogno di enfatizzare il comune su questi suoi impegni e far sì che
possa rispondere alle aspettative dei tanti turisti che oggi affollano la nostra città. Certo, assolutamente, il Comune, l'amministrazione comunale si deve far carico anche di spalmare tutte le iniziative di attrattiva turistica su tutto il territorio e non soltanto in alcuni quartieri, perché Napoli deve vivere dalla periferia al centro senza distinzione, soltanto così insomma, potremmo ottenere dei risultati globali. Dice veramente una cosa meravigliosa, perché molto spesso si tende a focalizzare il turismo e gli eventi solo al centro, al cuore della città, mentre noi abbiamo una periferia che deve iniziare a vivere questo cambiamento, che deve iniziare ad essere travolta da questa cultura del turismo. E immagino la nostra periferia di Barra San Giovanni Ponticelli o Secondigliano o altre aree che purtroppo vengono assolutamente dimenticate dalla politica, perché ritengono che siano aree da non coinvolgere, mentre stiamo facendo un grande errore. Strategicamente dovremmo coinvolgere quelle aree, dovremmo fare investire in quelle aree perché si possa portare turismo anche lì, ma ovviamente dovremmo incominciare a pianificare in maniera industriale i trasporti, la pulizia, la sicurezza in quelle aree, cose che oggi vengono dimenticate. Presidente, noi la salutiamo, le rinnoviamo gli auguri per un anno sereno, a lei e a tutte le categorie che rappresenta, buon lavoro. A nome di tutte le categorie ringrazio lei, il lavoro che fate, perché date sempre voce alle nostre imprese, quindi grazie di cuore. Trasporto sostenibile, ancora tanti disservizi. Brutte notizie per i possessori di auto elettriche ed ibride dal 1 gennaio. Infatti, non sono state rinnovate le agevolazioni introdotte con le deliberazioni di Giunta Comunale 245-457, che garantivano il transito e la sosta gratuita nelle zone a traffico limitato della città. Il rischio è che dal 1 gennaio 2023, insomma, gli automobilisti possano essere multati. Dopo il danno, la beffa. Tali misure, infatti, erano state prorogate fino al 31 dicembre 2022. Dal 2023, insomma, chi ha deciso di non inquinare acquistando un'auto a basso impatto ambientale sarà accomunato agli altri automobilisti che hanno auto a benzina o a diesel. Il presidente della Commissione Trasporti, Nino Simeone, auspica che il Comune riveda il provvedimento e venga incontro alle esigenze di chi ha un'automobile green. Questa delibera purtroppo è scaduta il 31 di dicembre e siamo in attesa che l'assessore competente, l'ANM e gli uffici competenti rinnovino questa possibilità, appunto, proprio a chi è possessore di queste auto elettriche, auto ibride, di poterle utilizzare liberamente nelle ZTL e per pagando un obolo di 10-15 euro, adesso non mi vorrei sbagliare, all'anno, e per poter parcheggiare quasi gratuitamente sulle strisce blu nella città di Napoli. E parliamo di un investimento importante da parte delle famiglie che hanno fatto questa scelta e che hanno appunto fatto delle valutazioni oggettive, che sono residenti magari nelle ZTL e nei centri storici, che rimangono praticamente chiusi in casa. Oggi rischiano la multa però. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io mi auguro che l'assessore Cosenza e i suoi uffici mettano immediatamente mano a questa cosa, che sarebbe un... al danno la beffa, perché una macchina elettrica costa veramente tanto, la gestione di queste auto costa altrettanto. Ogni tanto, voglio dire, un piccolo beneficio questi signori l'avevano, e io sono qua, vediamo un attimo insieme alla commissione di decidere col sindaco cosa fare, ma una proroga è obbligatoria. Napoli ricorda l'immenso Pino Daniele, il cantautore italiano più amato di sempre dalla nostra città, ad 8 anni dalla sua scomparsa, con iniziative davvero singolari. Napoli non dimentica Pino Daniele. Nel giorno dell'8° anniversario della sua scomparsa, la città si è stretta nel ricordo del cantautore scomparso prematuramente in uno dei luoghi simbolo amati dal cantante, il Caffè Gambrinus. Come da tradizione, la famiglia Sergio, assieme al deputato Francesco Borrelli, ha distribuito a turisti e cittadini i classici dolcetti realizzati per l'occasione, i Pinuccio. Delle sfogliatelle al cioccolato che vengono prodotte ogni anno soltanto il 4 gennaio e regalate alla piazza. Così Massimiliano Rosati.
Allora, nasce da una ricetta tradizionale del Gambrinus, che è il dolce sogno di Napoli. E in buona sostanza è un cono fatto con la sfoglia della sfogliatella, e all'interno ci sta un misto di ricotta di panna, e che lo chef quest'anno ha voluto impreziosire con delle goccette di cioccolato. Quindi è una ricetta comunque in continua evoluzione, proprio per mantenere vivo anche il ricordo di Pino Daniele. Il ricordo di Pino Daniele è trasversale da nord a sud d'Italia. Tantissimi turisti che questa mattina hanno assaggiato i dolcetti regalati a Piazza Trieste e Trento. Nelle parole degli stessi, il ricordo di Pino Daniele. Ho iniziato ad apprezzare Pino Daniele quando cantava le canzoni con J-Ax. Ha fatto un disco con J-Ax che io ho apprezzato tantissimo, di cui ora non ricordo assolutamente le canzoni, ma mi piaceva tantissimo. Siamo cresciuti con le canzoni di Pino, per cui il ricordo è indelebile e ci accompagnerà per tutta la vita. Giornate bellissime, anche nei concerti o se non potevi arrivare all'ingresso, era bello sentire che c'era Pino Daniele e tutta la gente che aspettava per vedere un concerto. Ma rappresenta, dando tanti ricordi legati a Pino Daniele, quindi la nostra adolescenza, anche se sono ora anche un po' un grandicella, però l'ho amato questo cantautore, veramente. Bravo, bravo. È rimasta nel cuore. Ma ce ne sono tantissime, tante, c'è l'imbarazzo alla scelta, avevo anche i suoi CD, avevo un po' di tutto. Siamo in collegamento con Clementina Cozzolino, presidente della quinta municipalità Vomero Arenella. Grazie per essere collegata con noi, innanzitutto buon anno. Grazie e buon anno a tutti. Allora, è possibile tracciare un bilancio di questo Natale, il primo Natale dopo la pandemia, quindi un Natale da vivere insieme, da vivere in strada. Il quartiere Vomero ha messo in piedi tante iniziative, qual è stato il risultato? Allora, abbiamo le nostre strade, tutte le aree del territorio, in base, possiamo dire bene, in base da tante persone, è stato bello un ritrovarsi. Nell'area del polo museale abbiamo avuto un numero enorme di accessi, quindi anche sui luoghi della cultura del territorio c'è stata veramente una bella affluenza, e quindi diciamo il bilancio è positivo, si ritorna a stare sulle piazze, si ritorna ad uscire, a stare insieme, e ci sono stati anche degli eventi che abbiamo effettuato sul territorio che hanno richiamato, soprattutto con un target dei piccoli. Ci siamo dedicati questo Natale ad allietare i bambini del territorio con degli spettacoli, dei burettini che sono stati molto graditi. Comunque il bilancio è positivo. Si proseguirà anche per il weekend dell'Epifania delle iniziative per dare serenità e soprattutto una speranza per il nuovo anno alle tante persone che sono sul territorio, che vivono il territorio, ma anche ai tanti turisti, perché abbiamo visto passeggiando per le strade del quartiere collinare tanti, tantissimi turisti come non si vedevano da tempo. Sì, una straordinaria partecipazione di turisti, tanti sono i turisti, e proprio per questo abbiamo inteso, in accordo con l'assessorato al turismo del Comune di Napoli, realizzare una serie di eventi musicali che abbiamo denominato Aspettando la Befana in Quinta. Quindi ci sono delle band musicali che a partire da oggi pomeriggio alle ore 18 a Piazzetta Totò inizieremo quindi questi eventi musicali, attenderemo tutti quanti insieme la Befana, e domani ci sarà un momento dedicato ai più piccoli all'esterno del parco di Via Ruppolo, del parco Mascagna. Attenderemo la Befana con uno spettacolo di giocolieri, di animazione dedicato quindi ai piccoli del territorio. Continua quindi questa manifestazione che ci accompagnerà quindi alla chiusura delle festività natalizie previste per il 6. Il nuovo anno naturalmente ci impone una programmazione per l'anno appunto che sta venendo. C'è bisogno di avere sempre gli obiettivi. Quali sono gli obiettivi della quinta municipalità per il 2023? Obiettivi concretamente realizzabili, perché chiaramente insomma le persone poi vogliono vedere le cose pratiche. Sì, allora una maggiore pulizia e decoro delle strade del territorio è realizzabile perché stanno arrivando, abbiamo avuto già in assegnazione dei nuovi operatori ecologici, ne arriveranno altri, e su questo noi puntiamo a migliorare il decoro, la pulizia delle strade del quartiere, soprattutto per i residenti e per accogliere numerosi turisti.
E poi abbiamo in programma, e lo faremo a gennaio, finalmente un intervento di riqualificazione in Piazza degli Artisti che riguarda l'albero monumentale, la sistemazione dell'albero monumentale con un alloggio idoneo, e questo ci è stato richiesto dai cittadini del territorio, quindi potremo finalmente intervenire su Piazza degli Artisti dando decoro a quella piazza e una sistemazione idonea a quello che è un albero importante per il territorio e un albero monumentale, la nostra pitolacca. Questi sono i due obiettivi, immagino decoro e pulizia, è quello che ci viene sottoposto dal territorio, dai commercianti, e di avere una maggiore ordine del territorio. Un altro obiettivo che ci poniamo di realizzare in questo 2023 è la famosa ZTL del territorio. Ci siamo resi conto durante le festività natalizie che troppe auto invadono le strade del Vomero e diventa complicato, e anche per un motivo di sicurezza e per inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, ma proprio di sicurezza veicolare, c'è la necessità di adottare un nuovo piano di viabilità sostenibile su questo territorio. Siamo al lavoro, quindi un obiettivo che ci poniamo di raggiungere per questo 2023 sicuramente è la ZTL nell'area del Vomero. E quale sarebbe l'area interessata dalla ZTL? Almeno diciamo in via di programmazione? In una prima fase sperimentale Cimarosa, il perimetro Cimarosa, Merliani, De Mura, Albino, quindi tutte le traverse che in questi anni con la chiusura di via Luca Giordano hanno sofferto oltremodo la pedonalizzazione, quindi sono state particolarmente congestionate. Come puoi notare camminando, diciamo, durante soprattutto le festività natalizie, in quelle traverse praticamente non c'è possibilità di muoversi, si resta imbottigliati, quindi vanno liberate quelle traverse, vanno creati dei varchi, ma dei varchi che devono essere ovviamente sorvegliati con delle letture, con degli strumenti di lettura ottica delle targhe, quindi stiamo lavorando per realizzare questo, perché la viabilità del Vomero è diventata molto critica, pericolosa per la salute, pericolosa per l'incolumità dei residenti, e questo ci viene chiesto, quindi facendo un percorso di partecipazione e coinvolgimento del territorio sono sicura che comunque con l'amministrazione comunale troveremo il modo di finanziare questo intervento importante che darà un nuovo restyling, un nuovo volto alla mobilità della territoriali. Non c'è il rischio che con questa ZTL si vada poi ad intensificare il traffico in altre zone già caotiche? Penso via Cilea, via Mascagni, Stadio Collana, via Rossini? Dovremmo praticamente lavorare per potenziare con dei bus elettrici, quindi la copertura del perimetro, quindi fare in modo che le persone arrivino al Vomero con mezzi alternativi. Sicuramente troppe auto non possono più arrivare qui perché non abbiamo le condizioni come dimensioni, spazi, parcheggi idonei per poterle accogliere, quindi dobbiamo potenziare sicuramente una mobilità elettrica alternativa che va a coprire quindi la circolare perimetrale a quella che è l'area che andiamo a pedonalizzare. E quando pensate di partire almeno con la ZTL provvisoria? Allora, cominceremo con delle interlocuzioni, ci sarà a breve una prima assemblea pubblica aperta ai commercianti e ai residenti in cui faremo praticamente un ragionamento proprio per studiarci il perimetro iniziale di avvio di questa che io chiamo sperimentazione, perché è chiaro che sarà una sperimentazione, non verrà fatta per tutti i giorni della settimana ma solo in alcuni giorni, probabilmente proprio nei fine settimana. Quindi anche perché in questo avremo bisogno di un supporto maggiore della Polizia Municipale, e stiamo attendendo che finalmente anche la dotazione organica della Polizia Municipale possa essere adeguatamente rimpinguata. Quindi con il concorso che è in atto dovremo avere anche nuove unità di persone che potranno aiutarci, diciamo, a supportare questa che è la nostra idea, visione del territorio. Lei sa che questo, il nostro telegiornale, è uno spazio aperto con i nostri telespettatori. Molti residenti del Vomero chiedono anche un suo intervento verso le autorità competenti per il semaforo che esiste a via Cilea, angolo via Gemito. Praticamente si lamentano i cittadini che sono costretti a passare con il verde mentre gira per via Gemito magari l'autobus, perché scatta il verde anche per coloro che vengono da via Cilea verso via Gemito. Un percorso molto pericoloso perché chiaramente la sera magari c'è più affluenza. È possibile fare qualcosa? Le pongo la domanda, lei naturalmente verificherà e poi ci farà sapere. Sì, faremo una verifica, una segnalazione che già è arrivata, è già veicolato agli uffici preposti, però a questo punto faremo un sopralluogo per capire effettivamente come andare ad ovviare e mettere in sicurezza il passaggio dei pedoni in un tratto di strada effettivamente particolarmente critico e pericoloso.
Allora, noi la ringraziamo, la salutiamo e gli auguriamo nuovamente buon anno e buon lavoro. Grazie, buon anno a tutti, grazie, buon lavoro. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguire i nostri programmi. Arrivederci.